Buongiorno o buonasera, ciao regà, benvenuti. Siamo tornati qui per fare il TG perché oggi c'è stata una conferenza, uno showcase di Square Enix che ha fatto vedere i suoi titoli in arrivo e in particolare ha fatto vedere anche Marvel's Avengers. Appunto, ci sono delle novità. Ci eravamo andati vicini perché io avevo parlato di Spider-Man, ma abbiamo parlato anche di un probabile Black Panther perché ragazzi ce l'avevano già pronto e infatti è così. Uscirà Black Panther Summer and Beyond, quindi dopo l'estate probabilmente. Presumo sia dopo l'estate, spero sia solo dopo l'estate e non oltre. E uscirà War for Wakanda con appunto un nuovo personaggio Black Panther e tutti poi ci saranno delle nuove skin, tra l'altro questa che vi faccio vedere adesso, questa qua di Miss Marvel Galassia Notturna è gratis per un periodo di tempo limitato, quindi vi invito a riscattarla perché sennò poi ve la levano e ve la prendete nel culo. Allora, è uscito anche il DLC nuovo Futuro Imperfetto con Clint. E niente, poi che cosa succederà? Hanno mostrato la roadmap, quindi ci sarà l'anomalia tachionica, quindi potremo giocare con una combinazione dei nostri eroi preferiti, quindi presumo si potrà usare più di uno stesso PG, più di uno stesso eroe nella stessa squadra, quindi ci potranno essere due Iron Man, magari di costumi diversi, e poi ci sono questi Red Room Takeover che saranno sempre delle sfide ARM, però ne parleranno più avanti, sicuramente approfonditamente, ce lo faranno vedere un po' di più. Poi c'è il Cosmic Cube, ma sinceramente di queste cose, regà, non ne hanno parlato, hanno solo presentato queste nuove modalità. E niente, raga, le cose più importanti erano queste. La cosa più figa è assolutamente Black Panther perché, insomma, ci sarà il nuovo bioma, ci sarà il Wakanda. Vedremo come hanno fatto il Wakanda e scopriremo un po' come andrà a finire la storia, soprattutto, e da dove partirà la storia. Ci sta l'incipit dove ci sta Klaue che cerca di procurare il vibranio alla Rapaccini, non sappiamo che cosa dovrà farci Monica Rapaccini con questo vibranio. E ovviamente lui in cambio chiede un esercito per entrare in Wakanda e cercare di conquistarlo. Ma Black Panther sarà lì ad attenderlo e a cercare di non farglielo conquistare ovviamente il Wakanda. E niente, questa è l'incipit. Sono molto curioso sinceramente di vedere come sarà il bioma del Wakanda perché è veramente bello. Se voi pensate all'idea, all'immaginario del Wakanda, penso che possano veramente creare qualcosa di fighissimo. E niente, questo è tutto. Ci sentiamo alla prossima, raga. Bella, vi voglio bene.